faticoso e di allenamento, dove l'audio non so come si sentirà, però voglio parlare di scelte di vita, come il fatto di noi che abbiamo preso il furgone. Molti, quando gli dico che abbiamo preso il van, ci rimangono un po', sai, posta eccetera. È comunque una scelta molto importante. Interessante questo pezzo, è stato un nuovo giretto, però va bene, interessante. Lì wow, io ritengo che la giusta forza di volontà si riesca a fare di tutto. Come esempio, noi non è che siamo partiti subito e ci siamo andati a prendere il camper più costoso. Noi abbiamo iniziato dal nostro piccolo, dalle nostre uscite in questi posti assurdi. Abbiamo iniziato con la tenda sopra la macchina. Quella è stata una piccola spesa, diciamo, con un grosso ritorno. Abbiamo girato tutto il Trentino e tutta la Francia il secondo anno. Cioè, tutta la Francia, aspetta. Abbiamo fatto un giro in Valle d'Aosta, poi Francia, un po' di Svizzera, fino a Livigno. Step by step, punti che ti aiutano anche a capire se il prossimo passo che devi fare è quello di fare un upgrade, come può essere il van, o quello di restare alla tenda perché dici non lo uso così tanto, non lo sfrutterò così tanto, non sento il bisogno di avere più autonomia, non sento il bisogno di queste cose. Dopo poi ognuno in base allo sport, all'attività, a come viaggia, insomma, e anche a come vuole vivere, si crea il suo mezzo, il suo metodo, il suo stile giusto per lui. Per questo io le ritengo, parlo di scelte di vita, perché mentre, sai, quando si finisce la scuola, poi si esce, si fa all'università, si fa a lavorare, tante cose succedono e tante cose influenzano la persona, no? E anche il modo di vivere. Poi c'è il classico stereotipo del devo comprare una casa, devo andare a vivere da solo, devo andare all'università, devo studiare per andare a guadagnare. Però alla fine ognuno è libero di fare ciò che vuole, ognuno è libero di crearsi la propria realtà. Qui appunto rientra la scelta del, cioè, non è che io ho comprato un furgone perché sono pieno di soldi. Noi abbiamo preso un furgone perché dopo tot anni di esperienze, step by step, abbiamo visto che questa qua è la nostra vita, una vita che ci piace, una vita che ci tiene piena e ricca di esperienze. Qua abbiamo più del ghiacciame. Sì, solido. Guarda che ghiacciame. E questa scelta nel mio caso è stata fatta, ok, Anna, ormai siamo insieme da 5 anni, quindi potremmo benissimo andare a vivere insieme, no? Però abbiamo fatto questa scelta, ok, non facciamo il mutuo per un appartamento di 80 metri quadri in cui andare a vivere, ma ci andiamo a prendere un furgone in cui noi possiamo girare e viaggiare e esplorare e vivere almeno per ora la nostra vita in questo modo. Dopo non nego che magari una casa arriverà, eccetera, però in questo momento della nostra vita è così. Fresca l'acqua.